Ciao a tutti, buongiorno Luigi, oggi sono qui con voi. Stavo leggendo l'articolo 49 bis del codice della navigazione. L'articolo 49 bis, scusate, prima di tutto dateci un like, seguiteci su YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se avete degli argomenti di quale non sapete qualcosa, volete che vengano trattati, iscriveteci, vedremo di accontentarvi. Seguite anche il blog. Adresci.it, Telegram, insomma da tutte le parti e vedremo di voi ci seguite, ci chiedete e noi cercheremo di rispondere alle vostre domande. Di cosa parla l'articolo 49? Perché stavo guardando l'articolo 49? Stavo guardando l'articolo 49 bis del codice della navigazione perché un cliente mi aveva detto: ma io ho una mia barca intestata come privato, come Luigi Coretti, senza fare nomi. Vorrei per pagare un po' di spese, perché la barca mi costa, pagare un po' l'ormeggio, pagare un po' i costi che ho durante l'anno, fare del noleggio occasionale, però non sono molto bravo col booking, non sono molto bravo con la gestione e quindi vorrei che questo noleggio occasionale venisse gestito da una società. Vi dico già che la risposta è no. E no, tutto conferma, perché di quanto mi ricordavo leggendo appunto l'articolo 49 bis del codice della navigazione. Allora, se una società, se un'imbarcazione svolge un'attività commerciale, è adibita appunto all'attività commerciale, locazione o noleggio che sia, di questo ne parliamo in un altro video, mentre le imbarcazioni che non svolgono attività commerciali sono imbarcazioni private, imbarcazioni di Luigi Coretti, non hanno sul libretto scritto locazione o noleggio, non hanno una nomina d'armatore a favore di una società, perché potrei anche avere una barca scritta Luigi Coretti e poi fatta la nomina d'armatore, per cui nel momento in cui viene fatta la nomina d'armatore a favore della società, comunque diventano imbarcazioni adibite ad attività commerciali. Ma sono imbarcazioni che non svolgono questa funzione, imbarcazioni private al 100%. E il noleggio occasionale? Ma il noleggio occasionale è il noleggio che può svolgere appunto il privato. La norma mi dice, ve lo leggo. Proprietario, persona fisica, Luigi Coretti. Società non avente come oggetto sociale il noleggio e la locazione, quindi non la società di charter che nominavamo prima, quindi ho la mia società che fa altro, c'è anche un'imbarcazione, lo può fare, però non è una società che fa charter. Ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria di imbarcazione in nave da diporto. L'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria vuol dire io ho comprato la barca con il leasing. Quindi una barca è una barca sempre adibita ad un uso privato, non ad attività commerciale, posso svolgere un noleggio occasionale. Quindi la risposta al quesito l'abbiamo già data e abbiamo detto che non si può. Ma perché in realtà il legislatore ha previsto che queste figure possano svolgere un'attività di noleggio cosiddetto occasionale? Al fine di incentivare la nautica da diporto. Cioè, si è pensato che nel momento in cui io ho un'imbarcazione, questa imbarcazione ha un costo, ha dei costi durante l'anno di mantenimento a parte l'acquisto, svolgendo un'attività appunto commerciale, non un'attività commerciale come una società di charter, ma un'attività limitata, perché si parla di un limite di 42 giorni, poi vediamo cosa succede quando si raggiunge quel limite. Io posso avere un introito tale che magari mi permette di mantenere la mia barca. Quindi alla fine il legislatore dice: io ti permetto di fare un'attività commerciale fino a 42 giorni, fino a 42 giorni ti do la possibilità di pagare una tassazione fissa del 20%, se poi vado oltre questi 42 giorni non è che succede nulla, ma non ho più questa sorta di cedolare secca, questa tassazione al 20%, ma vado a pagare. Accumulare, no, nei miei redditi, quindi vado a pagare molte ma molte più tasse, e così facendo ti do la possibilità appunto di avere degli introiti che ti permettono di mantenere la tua imbarcazione. Quindi agevolo il fatto che tu la barca, se magari sei un po' intraprendente, vuoi comprare la barca ma non c'hai tutte le risorse, la possa appunto acquistare e mantenere. Attenzione, quindi abbiamo detto non società di charter, ma società che non ha appunto attività commerciale in questo, abbiamo detto privato, abbiamo detto anche chi ha la barca in leasing, sempre per parlare in una maniera più semplificata. E lo puoi fare con imbarcazioni o navi, quindi non con i natanti. I natanti hanno delle legislazioni per quanto riguarda il charter, così propriamente detto, o comunque il noleggio generico. Che variano da porto a porto, da capitaneria a capitaneria. Per
perché bisogna capire che la capitaneria poi deve magari regolamentare dei noleggi giornalieri di natanti dalla spiaggia, deve regolamentare quindi alla fine c'è una normativa che bisogna andare a verificare da capitaneria a capitaneria. Però se io c'ho un natante, le matricole lo posso fare, se c'ho un'imbarcazione lo posso fare, se c'ho una nave lo posso fare, cioè oltre 24 metri, con bandiera italiana, non iscritta nei registri nazionali, lo dice la norma, non quindi con bandiera polacca, non quindi con bandiera slovena, non quindi con bandiera, non va più di moda, olandese o belga. E io cosa devo fare? C'ho la mia barca, lo farò nell'ambito di quei 42 giorni, di quelle 6 settimane per rimanere in quel 20% di tassazione di cui dicevamo prima, e devo avere una patente. Leggendo la norma non si parla da quando e da come, quindi sembrerebbe anche, se ho preso la patente ieri mattina, pomeriggio o oggi o il giorno dopo, posso già intraprendere questa attività, e si parla di una preventiva comunicazione sia all'Agenzia delle Entrate che alla Capitaneria di Porto. Preventiva comunicazione del fatto che svolgerò questa attività. Attività che poi regolamento con un contratto, qua si parla di un contratto semplice, quindi evidentemente non ci sono dei formulari o delle cose. No, si parla di un semplice contratto che devo tenere a bordo, quindi mi fermano, gli faccio vedere che c'è un contratto di noleggio occasionale e sono a posto se ho fatto la mia comunicazione preventiva. Altrimenti, se non ho fatto la comunicazione preventiva alla Capitaneria e all'Agenzia delle Entrate, ci sarà una sanzione. Altro, niente. È chiaro che la norma, al di là di incentivare la nautica, ha cercato anche di regolamentare un mercato che forse, come quello degli affitti, se vogliamo, si muoveva un po' fuori dalle regole. Non usiamo parole brutte tipo nero, ma evidentemente c'era qualche armatore che faceva qualche noleggio, quindi alla fine ha detto: ma è meglio che paghi un 20%, sei in regola, se succede qualcosa, sei coperto dall'assicurazione, riesci chiaramente a non avere nessuna beghe se ti fermano, piuttosto che farlo, tra virgolette, sotto banco. Quindi abbiamo avuto una doppia funzione, che era quella che dicevo prima, di incentivare e dall'altra parte anche di regolamentare. Però attività sempre da privato. E questo l'ho detto, la risposta al quesito iniziale è no. Con questo spero di avervi chiarito un po' le idee sul noleggio occasionale, di avervi chiarito un po' le idee su quello che è il charter in generale, ma ripeto, c'è un altro articolo che parla di locazione e noleggio, quindi attività commerciale propriamente detta. Articolo 49 bis del codice di navigazione, potete andarlo a leggere, ma le cose che troverete sono queste che vi ho detto. E spero di essere stato chiaro. Se avete dubbi, scriveteci, dateci sempre un like, continuate a seguirci. Ciao.